Inter, chi si rivede, a Porto c'è pure chiamate per un flop da 31 milioni. Simone Inzaghi riprende in mano il Ciak, la lavagnetta dei registi. Il Tucu corre di nuovo sotto osservazione. Ripreso dalla cinepresa. Come negli sketch divertenti, è l'ennesimo tentativo, quelli precedenti. Distribuiti in oltre un anno e mezzo, sono andati male. Ma non ci sono state risate a interrompere le riprese. Solamente flop e infortuni. Correa Inter, parte, cifra indefinita, si gira. Da Porto, dove l'argentino tornerà a disposizione, inizia il possibile ultimo segmento del Tucu in nerazzurro. Quello che può dare un senso all'investimento dell'estate 2021. Una permanenza a Milano pare complicata. Il 25 agosto di due estati fa i tifosi dell'Inter gli chiedevano la seconda stella in occasione delle visite mediche. Mai si sarebbero aspettati di arrivare a marzo 2023 con solamente 9 esultanze per le reti di Correa. Inzaghi, scatenato a Verona pochi giorni dopo per la doppietta dell'argentino all'esordio entrando dalla panchina. Pensava di aver fatto bingo. Di aver portato in nerazzurro un giocatore che sarebbe diventato protagonista anche a Milano. Che insieme a Dzeko non avrebbe fatto rimpiangere Lukaku. L'anno scorso Edin si è invece trovato a combattere la guerra da solo e l'Inter non ha mai potuto fare affidamento su Correa con continuità. L'ex Lazio non vede il campo dal 31 gennaio, con l'ingresso nel finale della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta. La distrazione alla coscia destra ha imposto l'ennesimo stop da quando all'Inter, in meno di due anni a Milano ha saltato per infortunio più di 20 partite considerando tutte le competizioni. 22 sono invece le volte in cui è partito dal primo minuto, l'ultima nella negativa serata contro l'Empoli del 23 gennaio. Inutile girarci intorno, fino a questo momento, il Tucu all'Inter è stato un flop. Ha segnato 9 gol distribuiti in 6 partite, le prime due doppiette sono state decisive, contro Verona e Udinese. Per il resto è sempre andato a segno in sfide vinte agevolmente dai nerazzurri. Due di queste 9 reti, quelle contro la Sampdoria all'ultima giornata dello scorso campionato, hanno per di più il sapore amaro dello scudetto perso. L'affare da 31 milioni di euro è stato fino a questo momento assolutamente non remunerativo. E l'inaffidabilità di Correa è stato un grosso problema per Inzaghi, che ha di fatto sempre potuto fare affidamento su 3 punte. In alcuni momenti addirittura solo su 2. In questo momento c'è solo Lautaro Martinez come attaccante affidabile. Con Dzeko e Lukaku che hanno segnato solamente 3 gol complessivi nel 2023 in campionato. 5 in totale considerando tutte le competizioni. Troppo poco. Correa può essere un jolly da giocarsi. Deve esserlo se vuole dare un senso al suo biennio in nerazzurro. Ciak, si gira. Probabilmente per l'ultima volta.